Ben trovati all'appuntamento con Time Out, il settimanale di approfondimento sportivo dedicato all'Alma Pallacanestro Trieste in occasione delle gare interne di campionato. Siamo in compagnia di coach Dalmasson in vista di quella che insomma è definita la partita di questo girone est. Forse, anzi sicuramente arriva troppo presto, ma insomma l'entusiasmo del pubblico è già alle stelle. Ben trovato coach. Buongiorno Marco, ben trovato a voi. Allora, si ritorna in campo con la Fortitudo dopo una serie veramente entusiasmante di playoff dell'anno scorso che ci ha consegnato poi la finale. Abbiamo ancora negli occhi e nello spirito quelle immagini, anche se è cambiato tanto a livello di roster. Sì, è cambiato tanto da parte nostra, è cambiato tanto da parte loro, quindi dovremmo andare a conoscerci per la prima volta sabato, domenica prossima qui. È una sfida sicuramente importante fra due squadre che tra l'altro, pur con difficoltà diverse, nel senso noi con alcuni infortuni, loro con due giornate giocate in campo neutro per la squalifica del campo, si trovano a giocare questo big match a pari punti, quindi imbattute, quindi insomma questo, se non bastava, c'è anche questo, ripeto, come ulteriore motivo di curiosità di questo match. Forse arriva presto sia per noi che per loro, però ripeto, può essere anche un momento importante per verificare tante cose e dare magari giuste indicazioni per quello che può essere il proseguo della stagione. Coach, leviamoci subito il dente, di conseguenza il dolore, poi parliamo delle cose belle. Bowers non ci sarà. Cavaliero, punto di domanda. Sì, Bowers non farà parte sicuramente della partita e Cavaliero sta riprendendo lentamente, valuteremo come stiamo facendo giorno per giorno. Il suo recupero è sicuramente un recupero importante, però da qui a metterlo nella condizione di rischiare un qualcosina ci penseremo veramente bene. Però ecco, confido sul fatto di poterlo quantomeno portare in panchina. Quindi a Bauer si è stato lì in bocca al lupo anche da parte di Tele 4 per un pronto recupero per il problema al ginocchio. Coach, è una partita anche di duelli. Iniziamo da quello che non si gioca sul campo ma sulle panchine, tra lei e Bonicioli, no? Bonicioli l'ha portata da una parte a Trieste e lei poi però ha ripagato facendo un percorso straordinario. C'è sempre questo rapporto particolare tra di voi che adesso sale ai massimi livelli in questo campionato. Ma sì, ma credo che la sfida vera sia in campo, nel senso che è chiaro che Matteo quando torna a Trieste è sempre un motivo particolare per far bene, per cercare di dare un dispiacere alla squadra della sua città, ma questo fa parte delle logiche, delle dinamiche sportive che bisogna assolutamente, come noi d'altronde faremo di tutto per battere fuori, chiaro che e la Fortitudo, scusate. Credo che nella sostanza si trovano di fronte due squadre che hanno dichiarato per lavorare, di partire per vincere il campionato, due squadre che hanno un forte seguito di pubblico, quindi insomma è qualcosa di veramente molto bello per questo campionato di Liga 2, quindi ripeto, al di là dell'orario, che sarà un orario particolare, io sono sicuro che domenica il palazzetto sarà strapieno e assisteremo sicuramente a una partita di alto livello, di grande impegno, dove le squadre sicuramente daranno il 100% in campo per superarsi. Coach, le scelte fatte dalle due formazioni, no? Da una parte una Trieste che ha fatto una squadra più, tra virgolette, quadrata, più lunga, anche se non ci saranno tutti in campo, che in questa prima parte di campionato ha dimostrato di saper vincere le partite nel finale, dall'altra parte un Bonicioli che l'ha disegnato un po', tra virgolette, su di sé, una squadra abbastanza guerriera, la Fortitudo, anche con innesti come quello di Amici. Sì, direi che anche la Fortitudo è altrettanto lunga, visto che anche loro sono in 11 e quindi anche domenica sicuramente dovranno lasciare fuori un giocatore senior. Quindi è una squadra molto più fisica dell'anno scorso, molto più esperta, e questo nelle varie dichiarazioni Matteo l'ha sempre ricordato, ha rinunciato a alcuni giocatori giovani o similari come Ruzier, come Montano, come Candy, per inserire giocatori come uno tra i quali quello che hai citato tu, Amici, di esperienza, di sicuro rendimento in questo campionato. Quindi sarà una squadra che avrà la maturità per saper cogliere i momenti di difficoltà nostri o di tutti gli avversari, magari con meno entusiasmo, con meno ardore come aveva l'anno scorso, ma con molta più maturità.
ma questo credo sia la vera volontà di Matteo nel costruire questa squadra, di avere una squadra molto più cinica, molto più capace di leggere le situazioni e quindi a saper approfittare nell'arco della stessa partita dei momenti di difficoltà dell'avversario. Gli allenatori ovviamente guardano sempre al gruppo, al complessivo, ma è anche la partita di due stelle di questo campionato, Green e Legion, due giocatori che si trovano a marcarsi in campo dalle caratteristiche diverse, ma che potremmo definire tra i più forti del campionato, quindi per i tifosi anche un duello tutto da gustare. Sì, che l'anno scorso poi c'è stato un bel anticipo in questo senso, che si sono affrontati e dove hanno mostrato tutti e due, sono due giocatori completamente diversi. Legion molto bravo a giocare nel momento che ha la palla in mano, molto capace di crearsi tiri dal nulla, con un grandissimo talento offensivo, superiore in questo momento sicuramente a quello del nostro Green. Javonte è un giocatore più completo, totale, nel senso che ha grande qualità in tutte e due metà campo, è ripartito da dove aveva iniziato, essendo il miglior giocatore dell'intero campionato nelle palle recuperate, mette grande fisicità, nel frattempo sta anche migliorando in tante situazioni tecniche, quindi sarà sicuramente all'interno della partita un duello nel duello, ecco, anche se magari inizialmente dubito che andranno ad affrontarsi nell'uno contro uno, ecco. Però sicuramente sono due giocatori che danno grande lustro a questo campionato. Inevitabile domanda di chiusura: dove si vince questa partita, sia dal punto di vista tecnico che psicologico, perché sarà anche una gara di contatti, lo sappiamo, qualche colpo al limite oltre al regolamento sappiamo già che possiamo già segnarlo, diciamo così, sullo scalo. Ma è innegabile l'importanza, tutto quello che noi sappiamo e tutto quello che ci viene chiaramente trasmesso dall'ambiente, da una parte e dall'altra. Io credo che la chiave sia la squadra che andrà in campo con la grande concentrazione, ma questo che non vada a discapito della serenità. La squadra che avrà più serenità, più lucidità, più capacità di leggere il match senza andare in affanno, senza andare in una situazione di overstress, ecco, questo secondo me potrebbe essere la chiave, come gestire meglio la gara di domenica. Poi ovviamente sarà, penso, mi auguro, spero, sia una partita molto tirata, molto dove magari le due squadre si affronteranno fino all'ultimo, ecco, io credo, la vedo in questa ottica, non vedo una delle due squadre che possa improvvisamente mollare, non fa parte del DNA della Fortitudo, non fa parte del DNA di Trieste, quindi sarà una partita aperta e ripeto, probabilmente la chiave sarà la squadra che avrà la maggior serenità nel leggere con grande lucidità le situazioni. Ci ha raggiunto Alessandro Cittadini per lo spazio dedicato al giocatore in vista di questa gara con la Fortitudo che tutti attendono. Ciao Alessandro, innanzitutto. Ciao a tutti. Ovviamente quando si parla dell'Aquila Bianco-Blu non possiamo che chiamare in causa Cittadini, che ha iniziato proprio, insomma, i propri passi nel mondo del basket che conta, nel settore della giovanile della Fortitudo, e poi insomma, ha giocato con la Fortitudo anche in A1. Come arrivate a questa partita e che stimoli dà? Perché per tutti è la gara di cartello, mezzogiorno, insomma, facile il titolo, mezzogiorno di fuoco. Sì, io sono cresciuto in Fortitudo da quando ero ragazzino, sono arrivato a 15 anni a Bologna, sono trasferito, ho iniziato a fare tutto, ho fatto tutte le mie prime volte lì in Fortitudo, quindi per me è veramente una seconda casa a Fortitudo Bologna. E ci arriviamo bene, ci arriviamo con 4 vittorie come loro, e sappiamo che sarà una partita veramente tosta. I tuoi ricordi, le tue sensazioni della serie di playoff dell'anno scorso, che è stata veramente, come dire, tosta e bellissima allo stesso tempo, sia al Pala Trieste che al Pala Dozza, dove insomma è successo un po' di tutto. Sì, sì, è stata una serie incredibile, chiaramente per noi sono bei ricordi, però quello che è stato l'anno scorso, due squadre, siamo una squadra diversa da noi, siamo una squadra diversa da loro. Gli obiettivi sono sempre quelli e quest'anno sarà una partita diversa. Ecco, Trieste è squadra più lunga, anche se non ci potranno essere tutti, e forse un po' più, tra virgolette, quadrata, esperta dell'anno scorso. Dall'altra parte una Fortitudo che l'abbiamo definita più volte guerriera, no? Ha degli elementi proprio di giocatori di grinta, di spessore tecnico, ma anche di impatto emotivo sulla gara. Sì, sì, sono una squadra anche loro, una squadra lunga, una squadra che, come diceva il coach, ha aggiunto esperienza, e questo
il nostro campionato ha fatto vedere, diciamo, che in questi anni le squadre con più esperienza sono sempre state quelle che alla fine sono andate avanti, quindi hanno fatto una scelta di questo tipo, secondo me giusta, e infatti anche noi siamo una squadra con grande esperienza. Questo campionato, oltre alla fotta, alla voglia, serve anche da quel punto di vista, serve anche esperienza, e quindi siamo due squadre, diciamo, costruite per salire. Come la vedi dal punto di vista tecnico? Dove si vince una sfida del genere, in cui tante volte, diceva anche il coach, magari contano molto più i nervi in una fase della partita che magari la capacità di segnare un canestro più degli altri? In tante cose, soprattutto nei particolari, nelle palle perse, nelle palle vaganti, sono quei possessi a metà che chi più ne prende più ne trarrà vantaggi, quindi sono un po' quelle cose là, le cose sporche, le palle perse, le palle vaganti, e lì la squadra che avrà più voglia, chi prenderà più quei palloni, sarà quella che probabilmente alla fine vincerà la partita. A livello di duelli individuali, dal tuo punto di vista, cosa ti aspetti dei sottocanestro? Insomma, soprattutto sappiamo che anche qualche volta, insomma, magari si va oltre il limite con qualche contatto, bisogna essere bravi anche, insomma, a stare calmi. Certo, sì, ma sicuramente conosco i loro cinque, sono bei ragazzi, quindi diciamo che a livello individuale, a parte sono spartite che duelli fra virgolette ci sono, perché comunque se non si è tutti 5, tutti 10 sul pezzo, anche se il nostro miglior giocatore vince il duello individuale, a partire dalla parte a casa sicuramente. Certo. Ecco, quanto conta poi essere al Pala Trieste, all'Almarena? Perché in questi casi un palazzetto non ha una torcida. Beh, sicuramente per noi è bello stare qua, ci aspettiamo un palazzetto pieno, quindi è un fattore che per noi è molto importante. Sappiamo che da Bologna arriverà tanta gente che sicuramente si farà sentire, però speriamo che con la nostra gente un po' nascondiamo il loro tifo. Bene. Allora, siccome poi vedremo anche le immagini del vostro lavoro, che quest'oggi è in sala pesi, no? Tu che, insomma, sei un giocatore esperto, che sa, insomma, quanto conta nell'allenamento, quanto conta anche, come dire, essere sempre, diciamo, in forma dal punto di vista non solo, diciamo, del gioco, ma anche dell'allenamento in sala pesi, da questo punto di vista per te com'è stato nel corso della tua carriera? Ma io faccio un piccolo esempio: io, se non faccio regolarmente i miei esercizi di pesi per le gambe, per la muscolatura, non riesco a mantenere il ginocchio in forma per bene, e io senza pesi non potrei giocare a pallacanestro, assolutamente. Quindi per noi giocatori, soprattutto quelli anche un pochino più esperti come me, la cura del corpo è fondamentale, se no non puoi giocare. Indipendentemente da quello che si pensa, più si va avanti, più invece bisogna... Certo, poi uno si conosce personalmente, si sa di quello di cui ha bisogno. Io per esempio, se non faccio pesi per le gambe, inizio a sentire le stelle al ginocchio, quindi per me è fondamentale. Bene, quindi insomma, un lavoro che continua. Le tue chiavi della partita da domenica, dai, così chiudiamo. Ma diciamo, come ha detto il coach, sarà importante arrivare qua concentratissimi, ma neanche con una scimmia sulle spalle, che è la partita fondamentale della partita dell'anno. È una partita importante che dobbiamo affrontare bene, ma con serenità. Siamo dunque alla presentazione dell'avversaria, che la Fortitudo Bologna non è solo avversaria di giornata, ma avversaria di questo intero campionato. Matteo Praticò, partiamo con te. Sì, McCamey, americano, viene da un'ottima stagione l'anno scorso, un giocatore fisico, un giocatore che ha tante armi nel suo bagaglio tecnico, può tirare da fuori, ha un ottimo cambio di ritmo in palleggio, e quindi sarà un avversario molto tosto che dobbiamo rispettare. In guardia Alex Legion, già l'altro anno avversario nostro, e sappiamo benissimo il valore di questo giocatore, soprattutto a livello offensivo, migliorato molto anche in chiave difensiva, e quindi anche lui un avversario di livello che dobbiamo assolutamente guardare con occhi di riguardo. Amici, giocatore che a Trieste conosciamo anche lui, e grande talento offensivo, ogni tanto può avere qualche problema di
comportamento, diciamo, ma sul livello del giocatore assolutamente non si può discutere quello che dà la squadra e quello che fa appunto per la fortitudo. E alla grande, il capitano Mancinelli, forse il giocatore più in forma del campionato in questo momento. Le ultime tre partite ha finito con oltre 30 di valutazione, quindi in un momento di forma straordinario. Anche lui, la storia del giocatore la sappiamo benissimo, quindi non bisogna assolutamente dire altro su Mancinelli, giocatore che sarà importantissimo per questa partita e per tutta la stagione. Nel ruolo di centro invece si alternano vari giocatori, loro hanno una rosa molto, un roster molto lungo, però nelle ultime partite è sempre partito Giovanni Pini, ex Avellino, ex Reggio Emilia, giocatore solido, giocatore giovane ma che ha già tanta esperienza tra 1 e a 2, e giocatore che porta difesa e grande sostanza alla squadra. Poi dalla panchina si alza l'esperienza di Robert Fulz, l'altro anno grande stagione con Roseto, quest'anno è arrivato alla Fortitudo per dare appunto la sua esperienza e dare minuti importanti alla squadra. Italiano, che è un giocatore che può aggiustarsi tra ruolo di 3 e di 4, sta facendo più il 3, anche lui giocatore molto caratteriale, molto giocatore di carattere, che è stato uno dei migliori nell'ultima partita vinta contro l'Udinese, ha fatto 16 punti. Cinciarini, anche lui giocatore molto esperto, proveniente dalla Serie A e dai playoff l'altro anno, dove lo abbiamo incontrato all'Almarena. E poi si alternano i lunghi, ci sono Silver Bryan, Gandini e Chillo che è infortunato, mentre Silver Bryan è un domenicano che ormai è italiano da tantissimi anni. Luca Gandini, ex che conosciamo benissimo, ha fatto la promozione con noi nel 2012 e anche lui ha attraversato un momento di forma un po' precario per un infortunio alla schiena, però sta tornando ai suoi livelli. Domenica mezzogiorno al Marena, speriamo in un tutto esaurito e in un grande spettacolo.